Io credo che fondamentalmente stia emergendo, stia albeggiando una coscienza critica, soprattutto perché è la situazione obiettiva a farla emergere necessariamente, a fronte della miseria che cresce, a fronte della disuguaglianza galoppante, a fronte di un sistema ultracapitalistico sempre più disumanizzante e più fieramente disumanizzante che celebra non solo il transumanesimo come ultima avanguardia, ma addirittura la disumanizzazione culturale identitaria mediante l'inserimento delle larve degli insetti sulle tavole, mi pare che sempre più persone inizino a comprendere la disumanizzazione in atto. Si tratta ovviamente di accompagnare questo risveglio in chiave culturale politica, se no resta un risveglio di singoli individui condannati all'impotenza. Mi pare anche di poter dire in realtà che il sistema neoliberale stia schierando tutte le sue forze per impedire questo risveglio e quindi prova, more solito, non solo a produrre l'intollerabile, ma anche soggetti disposti a tollerarlo. E allora ci spiega che le larve, gli insetti sono buoni e proteici, ci spiega che se fai anche 2000 ore di 2000 km al giorno e parecchie ore al giorno di viaggio per spostarti al lavoro, non è un'oscenità dell'epoca neoliberale, ma è la quintessenza dello splendore del viaggio. Ecco, e quindi cerca di apparecchiare sempre argomenti che giustifichino l'altrimenti ingiustificabile. Qui deve subentrare un discorso culturale, ancor prima che politico, volto a comprendere l'assurdità, non saprei chiamarla altrimenti, del sistema neoliberale. Come dice Edmond Dantès, il conte di Montecristo, in sostanza per evadere dalla fortezza bisogna prima capire com'è fatta e quindi abbiamo bisogno di teoria e di prassi insieme. Non per caso Edmond Dantès è quello che pensa e l'abate Faria è quello che scava. Bisogna riunire fra loro la testa pensante e le braccia scavanti, ecco, teoria e prassi, si diceva un tempo, altrimenti la sola prassi, come accade nel romanzo di Dumas, fa precipitare Faria in sempre nuove celle, e la sola teoria di Dantès non produce nulla da sola, quindi bisogna unire di nuovo l'umanità sofferente e l'umanità pensante. Non ci sono altre vie se non questa, io credo, e quindi abbiamo bisogno di più politica, non di meno politica, come invece vorrebbero farci credere gli araldi dell'ordine neoliberale. Abbiamo bisogno di più politica, ma soprattutto abbiamo bisogno di una politica che torni a essere, non ancella dell'economia, ma luogo della decisione sovrana.